Allora, buongiorno, seduta del 14 maggio del 2021. Dottoressa Calderone, gentilmente può predisporre l'appello? Allora, procediamo all'appello della seduta del Consiglio della terza circoscrizione di giorno 14 maggio 2021, ore 9:35. Procedo all'appello. Sant'Angelo non c'è. Adelfio. Presente. Bruschetta. Presente. Bulemi. Presente. Ilardi. Presente. Prester. Presente. Quartararo, Presente. Rappa, era collegata, mi pare. Sì, prima. Comunque, vado avanti. Tarantino. Tarantino. Presente. E Terranova. Presente. Allora, sono presenti 8 consiglieri, il numero legale c'è, se la rappa si collega, ma me lo potete sapere. E il Presidente può procedere alla nomina degli scrutatori. Naturalmente prestiamo il consenso ad utilizzare la nostra immagine ai sensi della normativa vigente in materia. Prego. Sì, allora, scrutatori Terranova, Tarantino o Bruschetta. Passiamo alle comunicazioni, se ce ne sono. Qui c'è una comunicazione delle potatura, avente per oggetto potatura. Io, sottoscritto consigliere della terza circoscrizione Alfredo Ilardi, chiedo con urgenza la potatura di un albero in via del Vespro, angolo via Parlavecchio, dove i rami invadono un'attività commerciale, bar e ristorazione, rimanendo in attesa di un vostro riscontro di istinti salute. E poi vi è una comunicazione che riguarda l'area tecnica della rigenerazione urbana che rimetta a una nostra email del 27/4/2021 ed è inviata alla RAP, all'area della pianificazione urbanistica Servizi Ambiente, per conoscenza. Iscrizione al consigliere Ilardi. Sollecito ripristino buco incrocio via Belmonte Chiavelli, via dell'Orsa Minore, urgente. Con email della terza circoscrizione del 27/4/2021, unitamente allegata email del consigliere Alfredo Ilardi del 26/4/2021, correlata di documentazione fotografica, è stato segnalato allo scrivente servizio la presenza di una buca pericolosa su sede stradale all'incrocio tra via Belmonte Chiavelli e via dell'Orsa Minore che compromette l'incolumità pubblica e personale. Premesso che con ordinanza sindacale numero 38 del 31/3/2021 l'amministrazione comunale ha rinnovato di ulteriori 6 mesi il contratto di servizio a far data dall'1/4/2021 i servizi di monitoraggio della rete stradale cittadina, pronto intervento ed emergenza, il ripristino delle inefficienze strutturali puntuali su sede stradale e marciapiede. Pertanto, sopra esposto, si invita codesta RAP, ai sensi dell'articolo 11 allegato B.1.2 del vigente contratto di servizio, a ripristinare urgentemente e definitivamente la sede stradale al fine di eliminare il potenziale pericolo. Dottoressa Della Landa? Sì, un attimo, signora Sarrica, solo un attimo. Ancora non ho finito. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Va bene? Perfetto. Chi è che scriveva? Qual è l'ufficio? Area tecnica delle urbane e delle opere pubbliche a firma del dottore Pedicone. Ok. Va bene. Allora, vabbè, proseguiamo con i lavori. Ci sono comunicazioni anche verbali da parte dei consiglieri? Qualcuno vuole prendere parola?
Sì, Presidente, riguardo, se si ricorda, nei giorni scorsi insieme al collega Bruschetta avevamo inviato una richiesta riguardo una profonda buca, tra l'altro diciamo pressoché vicino a un tombino, nella zona di Loreto, corsia laterale. La RAP ha ricoperto la buca con il classico intervento con l'asfalto a freddo, ma io ho potuto constatare proprio stamattina, non ho avuto materialmente il tempo di inoltrare richiesta, che già praticamente l'intervento è stato pressoché inutile, perché sta continuando a sprofondare una grossa parte di manto stradale, quindi sicuramente abbiamo il classico problema che si ripete ormai da tempo, di una porzione di sottosuolo vuota in corrispondenza di questo tombino, e quindi sta per così dire cedere. Quindi nella prossima seduta mi riservo insieme al collega Bruschetta di inoltrare nuovamente richiesta, sperando che venga fatto un intervento risolutivo, perché non si può, capisco che ormai la RAP ha solo la situazione di emergenza e non si può, torniamo sempre al famoso discorso dell'affidamento ai privati realmente delle opere di rifacimento serie, perché con l'asfalto a freddo purtroppo non risolviamo questo tipo di problemi. L'unica cosa che mi posso augurare insieme al collega Bruschetta è che sia magari un problema legato ad AMAP, essendo vicino a un tombino, e quindi AMAP possa intervenire in maniera risolutiva. Siamo in via Oreto, parallela all'altezza dell'incrocio con via Bartolomeo Sirillo, quindi al centro di un incrocio, è abbastanza pericoloso, Presidente. Chiarissimo, chiaro. E poi, Presidente, vi volevo dire che il segretario generale ha trasmesso la nomina dell'assessore dottoressa Maria Mantegna con una determina sindacale. Nomina della carica di assessore comunale per le ragioni esplicitate nella premessa, la dottoressa Maria Mantegna, con attribuzione alle deleghe cittadinanza solidale e dignità dell'abitato residenziale pubblica al rapporto con gli ACP. Io la giro alla sua email. Perfetto, sì, mi giri gentilmente pure quella email di Pedicone. Sì. Presidente, se posso? Sì, certo, consigliere. Sì, Presidente, se posso, intanto grazie, Presidente, e auguri al nostro collega Bruschetta che oggi compie gli anni. Presidente, in base a questa nota che abbiamo ricevuto ancora ad oggi, non so, diciamo, il dottor Pedicone scrive abbastanza chiaro in questa lettera, ma ancora ad oggi il manto stradale è tale e quale per come era nelle foto che io ho inviato. Cioè, è uno scaricabarile, oppure lui per togliersi di responsabilità, vi si è considerato che dice che l'hanno dato in un contratto semestrale, non so a chi è di competenza. Cioè, ad oggi ancora persiste questo grave disagio in questo incrocio, Presidente. Certo. Allora, il dottor Pericone ha scritto a chi compete togliere il pericolo, non è uno scaricabarile, no, fatti. Dico, è chiaro che il disagio comunque c'è, indipendentemente da tutto. Il problema è un altro, che questi passaggi di lettere alla fine non è che risolvono il problema, ma secondo me allungano l'agonia, se così possiamo definirla. Cioè, neanche scrive di chi è di competenza. Neanche lo scrive di chi è di competenza. No, no, invita la RAP a fare l'intervento, poi sarà un problema alla RAP gestire questa situazione di pericolo. La prossima volta faremo un sollecito direttamente alla RAP facendo riferimento a questa nota del dottor. Diciamo che nel contesto ancora la buca di via Belmonte esiste pure. Allora, ci sono altri interventi? Qualcuno deve dare comunicazione?
Sì, se io posso, Presidente. Prego, consigliere. Ringrazio di begli auguri, consigliere Ilardi. Volevo semplicemente, ecco, ho ascoltato che viene stata data la delega per quanto riguarda i servizi sociali alla dottoressa Mantegna. Ecco, secondo me, ecco, non si poteva scegliere figura migliore perché non l'accordo. Diciamo, è dirigente del servizio e quindi bene o male conosce, diciamo, ecco, conosceva, diciamo, particolarmente vicina al dottore, all'ex assessore Martina, quindi tutti i membri, tutte quante per quanto riguarda la situazione, specialmente il campo sociale, specialmente in un momento in cui appunto per quante persone in questo momento stanno vivendo particolarmente disagio, pandemie, quindi già conosce, diciamo, la macchina burocratica, i sostegni che, diciamo, vengono date alle persone più bisognose, quindi ecco, da questo punto di vista, ecco, non posso che apprezzare questa scelta perché, ripeto, manca un anno a fine della legislatura e quindi andare a insediare un assessore magari politico che, diciamo, della materia era ancora, diciamo, sprovveduto, prima che mettesse mano a tutte le, diciamo, le cose burocratiche, tutte, diciamo, tutto quanto, sarebbe passato tanto tempo, quindi penso che questa scelta sia stata dettata appunto dall'intelligenza di poter proseguire quantomeno quel lavoro che stava svolgendo l'assessore e quindi da questo punto di vista ritengo sia stata utile. Grazie Presidente. Sì, è stata una scelta come indovinata, proprio perché è conoscitore della materia, appunto andare a individuare un altro soggetto anche tecnico o politico che magari doveva iniziare a conoscere la macchina, diciamo, dell'assessorato, così, diciamo, l'amministrazione ha acquistato tempo utile per poter dare continuità lavorativa del, appunto, del lavoro fino ad oggi fatto dall'ex assessore Martina. Perfetto. Allora, diciamo che in tema calcistico, Presidente, è un vice allenatore che prende il posto dell'allenatore in termini calcistici. Perfetto. Allora, ci sono altri interventi? Presidente, io avevo inoltrato una richiesta per quanto riguarda la potatura di un albero. Non so se la dottoressa è arrivata. Praticamente volevo fare una comunicazione su questo albero, Presidente. Già l'hanno potato? No, praticamente ancora no, Presidente. Siccome l'ho fatta questa richiesta, se non erro, nel periodo di ottobre scorso, e chiamando al dottor Lamantia, mi diceva il dottor Lamantia che si deve aspettare la fioritura di quest'albero, che questo albero è in sito in via del Vespro, angolo via Parlavecchio, ed è davanti proprio a un'attività commerciale, ai quali un bar, che i rami di questo di quest'albero invadono diciamo le saracinesche, quasi le saracinesche di questo bar. Chiamando il dottor Lamantia lo scorso ottobre, quando avevo presentato questa richiesta, infatti l'ho inoltrata di nuovo, mi diceva il dottor Lamantia che sarebbe potato nel mese di aprile. Siamo nel mese di maggio, è attuale, ad oggi ancora non viene effettuato questa potatura. Quindi già hai avuto un contatto con il dottor Lamantia? Sì, con il dottor Lamantia, sì. Perché avrei avuto rassicurazioni, l'avrebbe fatto nel periodo di aprile. Sì, allora, però siamo a maggio, è attuale. Mi sa che devi aspettare la prossima fioritura, mi sa di sì. Per il prossimo anno sicuramente. L'ho chiamato ripetutamente nei giorni scorsi e manco risponde al telefono. Sì, però quando c'è del pericolo non penso che loro aspettino la fioritura. Cioè ma appunto lui stesso mi diceva che sapeva la situazione. Perlomeno rimuovere al pericolo, quindi non è qua parliamo di sradicare un albero, qua parliamo di appunto togliere il pericolo. Basta. Io appena finirò la videoconferenza con il consiglio chiamerò subito di nuovo il dottor Lamantia sperando che mi risponda. Così, Presidente, ma qua di pericoli ce ne sono tanti in circoscrizione.
Io ricordo via Papa Giovanni che abbiamo discusso in consiglio, il quale aveva preso pure l'appunto che doveva essere, diciamo, potato a fine inverno, e ad oggi non è stato lavorato e continua a fare richieste di caduta a rami sul marciapiede, sulla strada. Purtroppo si aspetta l'incidente, questo è. C'è poco da studiare. Sì, è vero, sono in difficoltà, perché lo sappiamo, ne siamo a conoscenza delle difficoltà per quanto riguarda la potatura, però vediamo, in circoscrizione pochi interventi, dico, ahimè. Poi non so se i colleghi possono smentire, ben venga. No, Presidente, se posso, non c'è niente da smentire. Lei diceva, consigliere Tarantino, aspettano l'incidente. Purtroppo l'incidente l'anno scorso già c'è stato in Viorento. Due macchine, come ben ricorda il consigliere Quartararo, ben due macchine sono state accidentate. Fortunatamente c'è stata la tragedia, ma qua non aspettano purtroppo neanche l'incidente. Non lo so cosa si aspetta, purtroppo... una situazione gravissima che denunciamo non da un anno, neanche da due, ma bensì da tre anni. Quindi non so se si aspetterà il nuovo sindaco, il nuovo presidente della Repubblica, questo non, veramente non si sa. Si sa soltanto che c'è un problema chiaramente di organizzazione degli uffici, c'è un problema grave perché l'assessore aveva promesso che nel nostro territorio sarebbero appunto intervenuti lavori di potatura e... c'era stato detto febbraio-marzo, ma purtroppo questo è smentito. Possiamo solo augurare che appunto non succedano gravi danni come altri, come sappiamo, per quanto riguarda il problema del Fiumoreto e tanto altro. Purtroppo questo non è stato la mancata capacità organizzativa di progettazione, di ottimizzazione del lavoro, e quindi non possiamo che... augurarci tempi migliori, ecco. Grazie alla buona sorte. Le richieste le abbiamo fatte, non è continuamente, gli incontri sono stati fatti. Io purtroppo a volte mi chiedo, appunto, speriamo appunto che non succedano le tragedie. Al momento non possiamo che augurarci questo. Grazie, Presidente. Assolutamente. Sì, Presidente, volevo fare un breve inciso sull'intervento del collega Bruschetta, che come dice da anni chiediamo la potatura anche di Viorento Nuova. Dico fortunatamente, dico gli alberi vengono fortunatamente, dico in maniera. Allora, il vero dato che l'assessorato, l'ufficio, questo di Villa Giardini, si rifugia sempre sul discorso che c'è carenza di personale, carenza di strumenti, macchinari, però dico, questa cosa. Possiamo capire, comprendere tutto, ma non parliamo di una potatura richiesta da un anno, parliamo di una potatura richiesta da tre anni, dove effettivamente ci sono dei pericoli, dove la potatura viene effettuata tra virgolette dal vento. Ogni volta che c'è una raffica, un periodo di vento abbastanza sostenuto, gli alberi invadono, cadono sulla carreggiata, sulle macchine in sosta. Non tralasciando il discorso che crea molto fastidio, perché questi alberi producono ora nel periodo estivo, come voi sapete, come il collega Bruschetta, perché abita proprio là vicino, una sorta di fioritura che produce il cotone, che invade proprio all'interno delle attività commerciali, le abitazioni, si crea un tappeto proprio sulla strada. Vero. Cosa che con la potatura potrebbe essere limitata, perché naturalmente... ne viene prodotto di meno. E ricordiamoci che durante l'invito era stato detto che questa potatura era in programmazione, non appena veniva sistemato un cestello si doveva provvedere alla potatura di Viorento Nuova e di via Liborio Giuffrè. In via Liborio Giuffrè abbiamo i rami dentro le abitazioni, Presidente, sarebbe la strada che costeggia il Policlinico. Ma se non sbaglio, già con l'invito col dottore Lamantia di Villa Giardini, dico, se non siamo a un anno, siamo a più di sei mesi dall'invito, io non ricordo bene, però già è un periodo fuori misura, anch'esso per non vedere risultati. Attualmente la squadra sta potando corso, sta facendo un intervento su Corso Ducoli e stanno potando gli alberi dell'intera strada da
dall'incrocio, diciamo, con Vioreto fino ad arrivare a Piazza Giulio Cesare, fino ad arrivare all'incrocio con Viale delle Scienze. Quindi dico, le squadre quando vogliono ci sono e fanno e operano, non si capisce perché, dico, nei luoghi dove c'è effettivo bisogno e richiediamo da 3 anni, non perché ci alziamo la mattina e ce lo inventiamo, ma perché ci sono realmente situazioni che verifichiamo di pericolo, non vengono effettuati, Presidente. Sì, no, hanno un modo forse per, cioè non sono organizzati, agli occhi io sicuramente, dico qua non sto condannando, me ne guarderei bene a dottor Lamantia, che capisco che ha un'intera città da dover gestire da un punto di vista, diciamo, degli interventi di potatura, soprattutto rimozione del pericolo o quant'altro. Però dico, io ripeto sempre, dico, e qua dovrebbe essere la politica, e spero in futuro che sia così, qua bisogna appunto anche questi tipi di interventi farli organizzare attraverso le circoscrizioni. Solo così diciamo che abbiamo tutto sotto controllo, però diventerebbe un problema nostro, una responsabilità nostra. Ma Presidente, se ti ricorda, anche nell'ambito della commissione noi abbiamo avevamo stilato un piano potature, ma proprio se lei si ricorda, avevamo deciso proprio di indicare 4-5 vie dove c'era estremo pericolo, perché potevamo fare un elenco con 10-12 vie, perché mi creda, ci sarebbe anche necessità di farle, però ci siamo limitati sperando che naturalmente, facendo una scrematura di quello che potevano essere gli interventi più urgenti, potevamo vedere qualcosa, ma in terza circoscrizione dall'inizio di questa consiliatura, quindi andiamo indietro di 4 anni, fino a oggi, non abbiamo visto nessuno di quei siti che avevamo segnalato con la commissione effettuata la potatura. Avevamo messo Vioreto Nuova, ricordo il consigliere Tarantino, che già dall'inizio della consiliatura ci segnalava Viale Papa Giovanni e l'abbiamo inserito, più volte lui l'ha sollecitato, via Liborio Giuffrè. Questi parliamo proprio di situazioni limite, proprio situazioni limite. Sì, va bene, proseguiamo. Se non ci sono altri interventi, diamo lettura Del del verbale. verbale, sì. Allora, il verbale è quello del 5 maggio. Procedo alla lettura. L'anno 2021, il giorno 5 del mese di maggio, alle ore 9, si è riunito la circoscrizione con modalità telematiche mediante con ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legge 18/2020, ai sensi delle circolari 8, 10 e 11 dell'assessorato delle autonomie locali, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale, con avviso di convocazione protocollo numero 40468 del 24/2021 e all'OPG numero 587137 del 3 maggio 2021, per trattazione agli argomenti all'OPG. Presiede la seduta il Vicepresidente Andrea Guglielmi, partecipa in qualità di segretario il funzionario dottoressa Maria Calderano, redige il verbale il collaboratore signora Giuseppe Sardi, che è presente. Alle 9:33 apre la seduta e procede alla chiama dell'appello. Risultano pertanto presenti i signori consiglieri Adelcio Bruschetta, Gulemi, Ilardi, Pressere, Quartararo, Tarantino e Terranova. Risultano presenti 8 consiglieri. Verificata la presenza del quorum per la validità della seduta, il Presidente pone in votazione il collegio degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Quartararo, Tarantino e Terranova. La nomina dei suddetti è approvata all'unanimità dei presenti. Si passa al primo punto all'ODG, ovvero comunicazione del Presidente, dando lettura di alcune richieste inviate al Presidente dai consiglieri per il successivo inoltre alle aziende competenti. Richiesta potatura albero in via Morgantina, firma il consigliere Ilardi. Sollecito rimozione e rifiuti ingombranti in via Gramsci, angolo con via Santa Maria di Gesù numero 2, a firma del consigliere Terranova. Alle 9:36 entra in collegamento la consigliera Rappa. Risultano presenti 9 consiglieri. Si
richiesta urgente realizzazione copertura locale autoclave nel plesso scolastico Guglielmo Oberdan in via Pietro Spiga, affirma il consigliere Quartararo. Chiede ad ottenere la parola il consigliere Quartararo, che in riferimento alla richiesta presentata oggi, con cui si chiede che l'ufficio manutenzione del ripristino del tetto del locale che ospita l'autoclave della scuola Guglielmo Oberdan, poiché è stato dismesso il vecchio tetto ma non è stato installato il nuovo, per cui il locale rimane aperto e quando piove l'autoclave si blocca, lasciando la scuola alla priva di acqua. Il dirigente scolastico circa un anno fa ha presentato adeguata richiesta, ma fino ad oggi non è stato fatto nulla, per cui ha ritenuto opportuno contattarlo per investire il consiglio di tale problematica, considerato anche che la scuola sta per finire, per cui i lavori si dovrebbero fare in questo periodo, perché all'apertura della scuola tutto possa funzionare. Si parla di una spesa modesta, perché il tetto misura 2 metri per 2 metri, si è assistito alla chiusura del Pontoreto senza che l'amministrazione abbia preso i dovuti provvedimenti. L'amministrazione ha tolto la manutenzione strade senza aver pronto il bando di gara per l'affidamento del servizio ai privati. Critica queste scelte dell'amministrazione poiché non eseguono i dovuti provvedimenti. Fa presente che ieri è stato contattato del Pontoreto Bassa, non servita più dal mezzo di trasporto pubblico, ovviamente il disagio, e chiedono il rimborso del pagamento AMAT. Ancora una volta si assiste ad una leggerezza dell'amministrazione che prende decisioni senza cercare i dovuti rimedi. Il presidente afferma di conoscere alcune delle varie realtà scolastiche presenti nel territorio della terza circoscrizione. Chiede al consigliere Quartararo se il dirigente scolastico abbia richiesto l'intervento agli uffici competenti. Il consigliere risponde che l'intervento per il ripristino del tetto è stato chiesto dal dirigente della scuola circa un anno fa. Il presidente dichiara che si parla di cose di facile soluzione e con costi contenuti. Tempo fa il governo nazionale aveva dichiarato che doveva mettere in sicurezza gli istituti scolastici, ma poi non si è più saputo nulla. L'amministrazione comunale adotta criteri farraginosi che allungano i tempi per la procedura di realizzazione degli interventi. Il consigliere Quartararo sottolinea che prima di togliere il tetto occorreva avere quello pronto. Il presidente fa presente che nessuno si vuole assumere le responsabilità. La politica è incisiva. Chi è preposto a vigilare sui plessi scolastici dovrebbe avere maggiore autonomia di agire, anche perché le maestranze sono presenti all'interno dell'amministrazione con il COIME. Chiede la parola il consigliere Lardi, dichiarando che si parla di una scuola che va in sicurezza. Anche il dirigente scolastico deve perseverare con le richieste. Altra questione che vuole affrontare è la mancanza di potature. Infatti oggi ha predisposto richiesta per richiedere la potatura di un albero sito in via Morgantina, i cui rami invadono le abitazioni, per cui è necessario intervenire. Si passa al terzo punto all'ODG, ovvero interpellanze e pareri. Con il parere avete per oggetto concessione del suolo pubblico di autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Pervenuto dall'area sviluppo economico, protocollo 274-904 del 13-4-2021, la cui lettura è iniziata nella seduta del 27-4-2021. Il Presidente invita il consigliere Bruschetta a proseguire con la lettura degli articoli che viene completata. Esauriti gli argomenti, alle ore 10:20 il Presidente chiude la seduta. Perfetto, la poniamo in votazione. Allora, poniamo in votazione il verbale del 5 maggio 2021. Adelfio. Favorevole. Bruschetta. Approvo. Favorevole. Ilardi. Favorevole. Ester. Favorevole. Quartararo. Favorevole. Rappa. Favorevole. Antangelo non c'è. Santino. Favorevole. E Terranova. Favorevole. Il verbale è approvato con 9 voti favorevoli. Perfetto, proseguiamo. Un attimo, che ieri Alfredo Mazza mi ha mandato l'elenco degli atti un secondo solo.
Allora, diamo lettura di una mozione a firma del consigliere Tarantino, avente per oggetto rifacimento ed aggiornamento segnaletica verticale ed orizzontale per la regolamentazione della rotatoria situata tra via Teodoro Moneta, via Nicolò Azzolti e via dell'Antilope. Allora, consigliere, io ne do lettura e poi lei la illustra e così si apre la discussione. Allora, l'oggetto l'ho letto. Allora, premesso che la rotatoria in oggetto è frequentemente transitata, essendo un punto di snodo per la circolazione in quanto percorsa da mezzi provenienti da viale Regione Siciliana e quartieri limitrofi, considerato che nella rotatoria in oggetto non sono presenti delle segnaletiche sia verticali che orizzontali che regolamentano la regolare circolazione all'interno della stessa, preso atto che nel percorrere tale rotatoria spesso e volentieri si verificano rallentamenti e pericoli per gli automobilisti causata dall'indecisione per la precedenza, si ritiene che sia opportuno intervenire con urgenza installando la segnaletica idonea a regolamentare tale rotatoria. Pertanto si invita il Consiglio circoscrizionale ad impegnare gli uffici dirigenziali mobilità e traffico e AMAT al fine di mettere in sicurezza quanto richiesto in oggetto, onde rendere un servizio utile alla cittadinanza. Interessante questa proposta, consigliere. Se la vuole illustrare? Sì, sì. Innanzitutto non so se si è capito qual è la rotatoria di cui stiamo parlando, quella tra via dell'Antilope, via Teodoro Moneta e via dell'Ermellino, oggi via Nicolò Azzolti. In poche parole questa mozione nasce da segnalazione da parte di alcuni cittadini, spesso e volentieri in questa rotatoria si creano dei rallentamenti bruschi, principalmente provenendo da via Teodoro Moneta, perché appunto... è poco segnalata questo tipo di rotatoria, sia per la mancanza di cartellonistica verticale, sia anche per quanto riguarda la, diciamo, quella orizzontale. Secondo me sarebbe opportuno un po' implementare ed aggiornare appunto la segnaletica in questa rotatoria. Dico questo che sia migliorare la sicurezza degli automobilisti, ma allo stesso tempo migliorare il lavoro urbano delle nostre strade. Quindi vedo molte rotatorie in centro piene di segnaletica con tanto di cartellonistica. Perché non migliorare questo tipo di rotatoria? Principalmente perché appunto ci sono delle lamentele parte dei cittadini che vorrebbero che sia più appunto visibile anche il segnale di dare precedenza, perché ci sono i segnali, attenzione, dico, non è che devo dire che non c'è niente, ci sono dei segnali, però sarebbe opportuno migliorarla, quindi appunto per questo ho presentato questa mozione, sperando che gli enti preposti possano accoglierla, innanzitutto prima il consiglio, poi gli enti preposti possano appunto lavorarci un po' su, semplicemente migliorarla. Questo. Grazie, Presidente. Posso, Presidente? Prego, consigliere. Io volevo capire se avevo ben capito bene il luogo. Sarebbe quella, che poi si gira a sinistra per andare verso il mercatino del sabato? Esatto, venendo la via dell'Antilope, via dell'Ermellino, che ora si chiama via Azzotti. Diciamo una rotatoria ambigua perché ci sono diversi, non è proprio seconda, però certo, chiaramente indica diversi. Sì, in riferimento a questa, mozione, quindi avevo ben capito, come dice il collega Tarantino, effettivamente, anche se i segnali ci sono, è vero che bisognerebbe meglio evidenziarli per rendere più facile appunto la circolazione delle autovetture, perché chiaramente, giustamente, essendoci tre vie
che comprendono l'incrocio, quindi chiaramente a volte suppongo che la sera, mentre di giorno magari lo stop è più visibile, magari rende più facile la transabilità, cioè la viabilità, penso che appunto fare delle accortezze, migliorare diciamo le segnalazioni, lo ritengo una cosa molto favorevole, specialmente per i cittadini, quindi sono favorevole alla mozione. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Poi tra l'altro stavo pensando, io, questo chiamiamolo incrocio, questa rotatoria, dice, è in un punto appunto, è in un punto strategico. Secondo me andrebbe arricchita anche attraverso una cartellonistica che indichi la struttura sportiva, l'immissione in Viale Regione Siciliana, perché magari uno del luogo diciamo, conosce le strade, ma ricordiamoci che comunque questa, la via Teodoro Moneta, non è altro che una parallela di Viale Regione Siciliana, che allora per motivi diciamo non saprei spiegarlo bene, hanno questa parallela di hanno deviato appunto in Via della Moneta, che si va a ricongiungere nuovamente attraverso il ponte di Bonagia in Via della Regione Siciliana, per poi mettersi in autostrada per chi vuole andare in direzione Catania. E ripeto, dico, sarebbe opportuno anche arricchirla, o magari poi ci riserveremo di presentare un'ulteriore nota di tabellonistica indicante appunto le strutture pubbliche e comunali che abbiamo nel nostro territorio, ripeto, sia la struttura sportiva di Bonagia, sia la struttura di via del Bassotto, che si spera prossima nostra sede istituzionale con tutti i servizi annessi. Magari non ha avuto un ragionamento, perché ci sono state date non dico una speranza, ma delle rassicurazioni che quanto prima ci saremmo trasferiti là. Quindi una serie di interventi importanti nel territorio, in questa rotonda, che siano diciamo di giovamento al territorio. Ha chiesto la parola al consigliere Pilardi. Sì, Presidente, grazie. Intanto sono favorevole alla mozione presentata dal collega Tarantino, perché evidenzia naturalmente una mozione con sicurezza stradale. Questa è sicurezza stradale e sono favorevole alla mozione. Poi volevo ricordare inoltre che sono delle vie, ex via del Mellino e via dell'Antilope, che sono di carreggiate abbastanza ampie, dove i conducenti, ci sono dei conducenti che sfrecciano e a volte manco rispettano le segnaletiche diciamo disegnate sul manto stradale. È giusto quanto spiega e quanto dice il collega Tarantino, mettere delle segnaletiche cartellonistiche abbastanza evidenti dall'automobilista tra virgolette e pilota, che va naturalmente a constatare la pericolosità di questo incrocio a rotatoria. Presidente, sì, io in premessa l'ha detto il consigliere Tarantino, che non è sprovvista di segnaletica. Ci sono le segnaletiche, sì, Presidente, ma sono sul manto stradale, magari chi percorre quella strada a grande velocità non vede magari il disegno che c'è a terra, perché
è tanto scritto di tante segnaletiche a terra, però è giusto come evidenza il collega Tarantino con le cartellonistiche e le segnaletiche, come sappiamo, nei pali è naturalmente più visibile. Certo. Che poi, consigliere Tarantino, tra l'altro credo che abbiamo presentato qualcosa del genere pure per via per il ponte di Bonaggia, se non erro. Sì, confermo, abbiamo presentato forse insieme una mozione del genere. Una mozione che là necessita pure anzi di un intervento ancora maggiore rispetto a... Sì. Lì si parla dobbiamo anche di mozione. Questa mozione la dobbiamo recuperare e presenteremo magari un'interrogazione o un qualcosa che... Perché tra l'altro in via Bonaggia, oltre ad essere in alcuni tratti sprovvisto, via Bonaggia, il ponte di Bonaggia, oltre ad essere sprovvisto di adeguata segnaletica, quella esistente o è divelta o è sbiadita, andrebbe sostituita, rifatta. Di quello, sì, di quella mozione, di quella proposta che abbiamo fatto noi, l'unico intervento che si è fatto, che è visibile, è l'attraversamento pedonale. Questo è certo. Allora, se posso io, niente, per quanto riguarda il ponte, attualmente stanno rifacendo le strisce pedonali e i segnali di stop proprio sul ponte Bonaggia. Sono lavori che hanno iniziato ieri, quindi... diciamo è un'attività di manutenzione che viene svolta, però appunto la nostra mozione riguardava appunto dei impedimenti che c'erano sul marciapiede, perché c'è una cartellonistica con la struttura impiantata sul marciapiede, cioè che non consente il transito ai pedoni, anche con un passeggino ha delle difficoltà, a parte il marciapiede proprio che è distrutto, nel senso che è un campo di tulipani, per dire. Però ci sono appunto tutte queste strutture divelte, perché molti sempre, appunto, come diceva poco fa, ci sono alcune segnaletiche che sono pericolanti. E non solo, anche in Viale Regione, quando noi entriamo, diciamo, nella nostra circoscrizione dal ponte Bonaggia, anche la stessa segnaletica di ingresso è un po' obsoleta, che dovrebbe essere sostituita. Dico, sono piccolezze però che possono migliorare appunto il decoro della nostra circoscrizione. Avere un cartellone di ingresso sistemato, quanto dire, non è male, sì. Però ahimè non è stato mai sostituito. Che poi tra l'altro là neanche esiste in via Bonaggia, il ponte Bonaggia, un percorso pedonale protetto l'abbattimento delle barriere architettoniche, cioè infatti come dicevi tu, chi deve attraversare il ponte Bonaggia da Borgo Livia a Bonaggia o viceversa, pur essendoci le strisce pedonali quindi realizzate, c'è proprio a tutti gli effetti il gradone del marciapiede che impedisce ai soggetti disabili o ai genitori con i bambini in carrozzina a poter transitare appunto con, diciamo, con facilità. Confermo, Presidente, perché sono, diciamo che anziché di essere, come dice lei, giustamente c'è il gradone, questo che dice lei, Presidente, lo troviamo qualche metro indietro sulla via Azzotti, diciamo, che io la percorro giornalmente e faccio attività fisica proprio sul ponte Bonaggia, su questi nostri ponti. È giusto che lei sottolinea questo, Presidente. Grazie, consigliere. Allora, se non ci sono altri interventi, credo di no, nessuno ha alzato la mano, la possiamo mettere in votazione. Allora, poniamo in votazione la mozione che è stata spiegata e trattata. Procedo all'appello nominale. Adelfio. Lo dite se è collegato? No, no. Allora è assente.
Bruschetta. Approvo. Ulemi. Favorevole. Ilardi. Favorevole. Rester. Favorevole. Mortararo. Favorevole. Rappa. Rappa, me lo dite se è collegata? Penso di no. Sì, favorevole, scusate. Favorevole, non avevo il microfono acceso. Sant'Angelo non c'è. Tarantino. Favorevole. E Terranova. Favorevole. La mozione è approvata con 8 voti favorevoli. Perfetto. Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 10:20. Buona giornata a tutti.